Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Oggi in provincia di Arezzo il giorno della visita del presidente Mattarella, un giorno di festa in Casentino per l'arrivo del capo dello Stato in occasione degli 80 anni del codice di Camaldoli. Vediamo la cronaca della giornata. È iniziata alle 15:45 la giornata aretina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso qui al Monastero di Camaldoli per il convegno, una 3 giorni che celebrerà gli 80 anni del Codice Camaldoli. È un momento molto significativo per la nostra comunità perché è la prima volta che un Presidente della Repubblica visita la comunità e poi anche per la ricorrenza del Codice di Camaldoli che è stato fatto qui e che ha segnato la vita del nostro paese. Prima del suo ingresso al monastero, la donazione di una bandiera tricolore realizzata con il panno casentino. Questa originale, bellissima espressione del panno del Casentino, colorato dal bianco, rosso e verde, e sarà il primo atto di generosità che questa terra offrirà al Presidente della Repubblica. Dal Codice di Camaldoli un'ispirazione per la nostra Costituzione, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo editoriale pubblicato da Toscana Oggi. Da Camaldoli, ha detto ancora Mattarella nel suo editoriale, vengono orientamenti basilari che riscontriamo oggi nel nostro ordinamento, anzitutto l'affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato. Il convegno si è aperto con la prolusione del Presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, ed è poi proseguito con la relazione storica tra memoria, storia e storiografia del professor Tiziano Torresi. Ci racconta un documento che, se osservato attraverso le lenti della storia, questo sarà un convegno di storici, può essere fonte di ispirazione ancora oggi. Anzitutto l'impegno dei cattolici per una società aperta, per una società plurale, quindi non un approccio integralistico ai problemi, ma la consapevolezza che dentro la storia e dentro una società complessa si sta alla pari degli altri con la forza delle idee. L'elicottero del Presidente è atterrato e ripartito dall'eliporto di Metaleto, sempre qui nel comune di Poppi. Alla sua ripartenza un fuori programma. Il Presidente ha voluto salutare i bambini dei campi estivi. È invece finito in manette un 36enne originario dell'est Europa ma residente da anni ad Arezzo. L'accusa per lui è quella di possesso di droga con finalità di spaccio. È finito in manette un 36enne originario dell'est Europa ma residente da anni ad Arezzo. L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato con 150 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. L'intervento è scattato in seguito ad una lite accesa con la compagna. Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero venuti alle mani. In particolare, l'uomo avrebbe prima aggredito verbalmente la donna e poi l'avrebbe spintonata, provocando le ferite. Una volta che i poliziotti sono arrivati nell'abitazione, tutto sembrava essere tornato alla normalità e la donna non avrebbe voluto sporgere denuncia. Ma il comportamento di insofferenza dell'uomo ha destato i sospetti dei poliziotti, che hanno quindi proceduto ad una perquisizione. Nel garage di pertinenza dell'appartamento, sopra una panca da bodybuilding, è stata rinvenuta una busta con 19 involucri di cocaina di circa 7 grammi ciascuno e 9 da 1 grammo, per un totale di 150 grammi di droga. Lo stupefacente, già confezionato in dosi e pronto per essere immesso nel mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Il 36enne è stato arrestato. Ancora cronaca, l'incendio di un camion sulla 1 nel tratto aretino questa mattina ha portato ripercussioni per il traffico. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo inevitabili chilometri di code. Sul posto il personale ASPI, la polizia stradale, i vigili del fuoco che hanno provveduto a spengere le fiamme. Al momento dell'intervento dei pompieri, il camion che non trasportava merce era fermo in corsia di emergenza. E adesso torniamo a parlare della vertenza Fimer. Sono infatti ancora giorni di colpi di scena, ma anche di preoccupazione crescente da parte dei lavoratori. Istituzioni e sindacati hanno così chiesto un incontro urgente al ministro.
Un vero teatrino dove tra consiglio d'amministrazione e proprietà, che poi sono la stessa cosa, di fatto si sta facendo un gioco al ribasso che veramente ci sconvolge. È un giallo senza fine, ricco di colpi di scena, ai quali però restano appese le vite dei 280 lavoratori della Fimer di Terra Nuova Bracciolini, che da mesi attendono di conoscere il proprio destino. I lavoratori sono veramente sconvolti e stravolti, sono arrivati veramente al limite e non escludiamo che ci sia qualche iniziativa ulteriore. A poche ore di distanza dall'annuncio dato da Greybull McLaren sul raggiungimento di un accordo per l'acquisizione del 100% dell'azienda, con tanto di 50 milioni in conto corrente ma con la necessità urgente di sollevare il CDA, è infatti arrivato l'annuncio del consiglio di amministrazione sull'accordo sottoscritto con il fondo Clementi, con un impegno a suon di milioni, subito 17 e poi altri 90 per il rilancio dell'azienda. A giro infine la smentita del fondo inglese, secondo il quale non ci sarebbero decisioni del Tribunale di Milano, anzi resterebbe lui l'unico investitore con un accordo vincolante con gli azionisti. Insomma, una situazione che potrebbe essere definita surreale e paradossale se non coinvolgesse 280 lavoratori oltre all'indotto e ai creditori. Non tiene conto assolutamente di quello che sono i lavoratori e non tiene conto di quello che è la realtà di quell'azienda. Le istituzioni locali, regione e comune, hanno già chiesto un intervento urgente del Ministero, un appello fatto proprio anche dai sindacati. La CISL in questo periodo sta facendo una raccolta firme per attuare l'articolo 46 della Costituzione, che permette la partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese. Noi pensiamo che se fosse stata attuata questa parte della nostra Costituzione non saremmo arrivati a questo punto. Restiamo in Valdarno, a San Giovanni Valdarno, un atto vandalico alla fontana di Piazza Beato Angelico. Si tratta di una fontana che era stata da poco riparata e riattivata dall'amministrazione comunale. Dopo qualche settimana di regolare funzionamento è stata però bersagliata da vandali che hanno versato del detersivo nell'acqua. È stata così riparata ed è tornata al suo regolare funzionamento, ma ci sono alcuni giorni una nuova riparazione dal costo di 1.500 euro per smaltire il detergente. E nonostante la pioggia di questo pomeriggio, prosegue l'ondata di caldo e per questo il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 Proteggiamoci dal caldo, con l'obiettivo di offrire un servizio di prossimità ai cittadini, in particolare agli anziani, fornendo un orientamento ai servizi sociosanitari presenti sul territorio nazionale, svolgendo al tempo stesso attività di assistenza telefonica. Un servizio gratuito ed attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Dalla regione Toscana invece arrivano gli indennizzi da predazione. È infatti uscito il bando con il quale le aziende zootecniche potranno presentare domanda per il riconoscimento dei danni provocati dal lupo. La regione Toscana ha messo a disposizione circa 400.000 euro e gli allevatori dovranno presentare domanda per i danni subiti dal novembre 2022 fino al dicembre 2023. Saranno ammesse le spese degli animali uccisi, calcolate in base al valore di mercato dell'animale allevato e le spese sostenute per i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti. Voltiamo pagina adesso. Cresce purtroppo anche ad Arezzo il numero dei sanitari aggrediti e malmenati, un quadro che emerge dai dati riportati dalle aziende sanitarie toscane nell'audizione alla Commissione Sanità della Regione Toscana. Il numero delle violenze contro gli infermieri rispetto al 2021 è raddoppiato. I dati sono quelli che hanno riportato le aziende sanitarie toscane nell'audizione alla Commissione Sanità della Regione Toscana. Le aggressioni verbali sarebbero quasi all'ordine del giorno, ma non mancano neppure quelle fisiche che, sebbene in misura minore, rappresentano comunque il 7-8% degli infortuni nei posti di lavoro. Soltanto nel primo trimestre 2023 se ne sono verificate 404. 315 aggressioni verbali e 89 fisiche. Il fenomeno, specificano dalla regione, sembra essere in crescita, anche se nell'ultimo periodo è stato fatto uno sforzo per far emergere casi che in passato non venivano denunciati.
Le vittime sono soprattutto infermieri, seguiti poi dagli operatori sociosanitari e dai medici. Gli episodi si verificano più spesso nei pronto soccorso, seguiti dai reparti di psichiatria, in quello delle dipendenze, nell'area CUP e nel reparto materno-infantile. A essere maggiormente bersagliate sono le donne che, stando alle cifre, sono quelle più colpite. Una condizione per nulla nuova anche nel territorio aretino, già denunciata più volte dall'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche con il suo presidente Giovanni Grasso. Secondo i professionisti della sanità, è presumibile che l'incremento dei dati possa trovare spiegazione sia nelle difficoltà innescate durante la pandemia Covid che nell'incremento delle denunce. Torniamo a parlare degli odori molesti. C'è un atto condiviso dalle opposizioni per chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo, Luca Stella, una convocazione di un consiglio aperto dove sia dibattuta la problematica dei cattivi odori che causano forti disagi da molti mesi in varie frazioni del comune. PD, Scelgo Arezzo, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle reputano poi che la seduta per l'orario della seduta sia da prediligere quello serale con inizio 18:30 o alle 21 e il trasferimento in loco per l'occasione. Mentre giovedì 27 luglio tornerà il Consiglio Comunale a partire dalle 9. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni seguiranno la proposta di deliberazione di un'iniziativa consiliare per la modifica del regolamento sui CAS, la variazione di bilancio, 3 pratiche urbanistiche, 12 atti di indirizzo. A San Giuliano invece sono previsti una serie di interventi di riqualificazione che interessano la frazione, dove si sono conclusi tra l'altro i lavori sulla scuola, sul parco e su alcuni tratti di strada. Ad annunciarli è stato l'assessore Alessandro Casi. Sulla scuola dell'infanzia e primaria si è provveduto al rifacimento della copertura, sul parco sono stati invece effettuati lavori di risistemazione degli arredi, delle strutture ludico-sportive esistenti e la ripulitura. Infine si è proceduto all'asfaltatura di alcuni tratti di strada. Previsti ulteriori opere di riqualificazione sul parco di Valle del Vingone. Su questa e sul parco delle cooperative saranno anche installati nuovi giochi. Italia Viva invece torna ad intervenire sulla questione viabilità in Casentino dopo l'ultimo comunicato del PD di Bibbiena. Il vero problema, scrivono, non è quello di togliere una serie di curve e fare al loro posto dei rettilini. Il problema è quello di concedere uno sbocco verso Firenze e Arezzo. Da parte del PD di Bibbiena non c'è una risposta vera a quella che è l'esigenza reale del territorio. Occorre prima di tutto, concludono, realizzare perlomeno uno sbocco dalla Chiazza al casello A1 di Arezzo. Successivamente programmare un traforo di valico e permettere di evitare gli ultimi 5 km verso la Consuma. Adesso in Piazza Grande ci spostiamo dove ieri sera c'è stato il taglio del nastro dell'Arezzo Moonlight Festival. Primi ospiti della manifestazione Elkan e Sabatini. Questa sarà l'edizione veramente completa di quello che sarà il festival. Il festival che vuole essere cultura, vuole essere spettacolo e poi la presentazione di questi banchi con prodotti tipici delle zone e prodotti artigianali. Taglio del nastro per la seconda edizione dell'Arezzo Moonlight Festival, 3 banchi del caratteristico mercato allestito sul mattonato. Trampolieri da affascinanti spettacoli luminosi e con il fuoco hanno incantato pubblico illuminato la serata. Volevamo provare anche a allargare, diciamo, la potenzialità di questo festival, che oltre alla parte culturale, che rimane come l'anno scorso di altissimo livello, volevamo aggiungere, ecco, anche questa parte legata al mercato, agli spettacoli, che potesse animare l'intera piazza, diciamo, non solo la terrazza di Fraternita ma anche l'intera piazza. Quindi speriamo anche noi che sia un'edizione di successo come l'anno scorso e chissà, magari l'edizione invernale può essere un'idea da sviluppare. Tra i protagonisti del primo appuntamento del salotto letterario Alan Elkan con Adriana e le altre. Ma il libro è un libro di racconti, uno è più lungo degli altri, ha più di 100 pagine, gli altri sono più corti, sono quasi tutte storie di donne, donne di diverse età, di diversi rapporti tra di loro, madri e figlie, oppure mogli, oppure storie d'amore tra donne e uomini, ci sono anche delle storie di nonne e bambini, cioè tutto un universo così variegato di donne di età diverse, appunto, come ho detto, di età diverse che
io cerco di raccontare attraverso delle storie. Questo festival con Confesercenti è stato già l'anno scorso una macchina molto importante, quest'anno proviamo a renderla ancora più perfetta, proponendo veramente un parterre di livello e sicuramente nazionale, per cui insomma, siamo molto contenti. Il mio calcio furioso e solitario, il libro che ho scritto, ero realmente molto solitario, però una solitudine non dolorosa. Io sto bene da solo, sono sempre stato bene. Glorie e litigi, lessico provocatorio, progetti visionari e passioni letterarie. Walter Sabatini si racconta così a cuore aperto, vite pallone, inesorabilmente intrecciati in una matassa che si dipana pagina dopo pagina nel libro scritto in forma di lettera al figlio Santiago, Il mio calcio furioso e solitario. L'ex direttore sportivo Amaranto è stato protagonista in Piazza Grande della prima serata di Moonlight Festival. Walter Sabatini è stato direttore sportivo Amaranto in due periodi diversi, prima dall'autunno del 1998 all'ottobre 2000 sotto la presidenza di Giovanni Bovini. Ecco, la prima cosa che ho fatto è stata con Giovanni Bovini qui. Io ero reduce da un'esperienza a Trieste e sono venuto qui e ho trovato una squadra, devo dire, non modesta, ma una squadra molto normale che andava un pochettino rivisitata. Cosa che ho fatto a gennaio, ma non era una squadra che sarebbe retrocessa, però un piccolo rischio lo vedevo nei comportamenti della squadra. Quindi a gennaio sono venuti alcuni giocatori, il primo è stato Frederic Massara, il crossatore seriale, perché Frederic non faceva mai gol ma crossava sempre. Poi mi sembra che prendemmo Smanio, che era un grande centrocampista, certamente prendemmo Martinetti, che avrebbe potuto giocare in Serie A e non capisco perché non sia successo. E poi prendemmo Zampagna, che era un dilettante, era un tappezziere Zampagna, cioè quando l'ho preso lui faceva il tappezziere, quindi passare da fare il tappezziere a fare il professionista in C1 ce ne corre. Poi a cavallo tra il 2001 e il 2002 con Piero Mancini al timone. Nell'autobiografia Sabatini ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera. All'interno delle 158 pagine non mancano i riferimenti ad Arezzo. Tanto lo devo a questa città, moltissimo, della quale mi ricordo con grandissimo affetto. Sarai sempre nel nostro cuore, soprattutto perché noi ti stimiamo tantissimo. Grazie. Grazie, contraccambio veramente. E essere venuto qui stasera per me, devo dire che è una forte emozione. Sono contento di essere stato invitato. Grazie. All'Arena Edena di Arezzo invece il primo appuntamento in musica per l'Arezzo Smart Festival. Sul palco Francesco Giustini e Santiago Fernandez. Sonorità eteree, mediterranee e senza tempo, in una performance piena di sorprese. Questo è stato improvviso. All'Arena Eden, Francesco Giustini alla tromba e Santiago Fernandez al piano per il primo appuntamento in musica dell'Arezzo Smart Festival. È un progetto che è nato pochi mesi fa e che oggi presentiamo per la prima volta al pubblico. Durante il concerto ci sarà anche la proiezione di alcune foto di Gianni Vasca che noi sonorizzeremo, musicheremo dal vivo, anche perché poi il progetto in realtà è nato un po' dietro queste foto, quindi ci sembrava giusto anche partire da questo. Grande sostenitore del jazz e della musica, insomma, in generale ad Arezzo. E niente, verranno proiettate questa collezione di foto molto belle che Gianni ha raccolto nell'arco di quasi, io credo, 50 anni ormai, che, come dire, dipingono Arezzo, ma non solo, l'Italia, l'Europa. E niente, quindi sarà un viaggio in quelli che sono stati dei decenni importanti per questo paese, questa città e il mondo, insomma, tutto. E noi musicheremo questa proiezione di foto e quindi accompagneremo, daremo il nostro contributo per far sì che queste foto abbiano un'anima, ecco.
Passiamo alla pagina dello sport. La società sportiva Arezzo ha annunciato la partnership con Novarta, azienda aretina che fin dalla sua fondazione collabora con realtà leader nel mondo della gioielleria e della moda. Novarta sarà a partire da questa stagione il back sponsor unico delle maglie ufficiali da gara, campionato e coppa della prima squadra. Sentiamo le parole della sua fondatrice Claudia Maurizzi. Nel 2018 io mi stavo recando a Valenza da un cliente, mentre ero in autostrada stavo sfogliando sul telefonino e vedo che a mezzogiorno sarebbe scaduto il fatidico momento in cui l'Arezzo poteva essere reiscritta al campionato oppure no, e erano ancora un po' lontani le cifre che servivano appunto per questa iscrizione. In quel momento mi si è accesa la lampadina, mi si è acceso il cuore più che altro. Mio babbo ha giocato nell'Arezzo, mio babbo oggi avrebbe avuto 100 anni, quindi tanti anni fa ci ha giocato. Ho chiamato Paolo Bertini, con il quale ero in contatto, gli ho detto: Paolo, mandami subito l'IBAN perché anch'io voglio partecipare. È scattata la scintilla. Il fatto di aver scelto quest'anno di fare il back sponsor sulla maglia dell'Arezzo è un onore, è solo un onore, proprio che parte dall'amore per questa città e per la nostra squadra. Per Novart è un vanto avere il proprio nome nella maglia dell'Arezzo. Ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi, sono al fianco dell'Arezzo, dei ragazzi, di tutto lo staff dirigenziale, del mister, e speriamo che anche quest'anno sia una grande stagione. Passiamo al calcio femminile. Il presidente Amaranto ad annunciare di aver scelto il nuovo allenatore, anche se ancora resta il riserbo sul nome del nuovo tecnico delle Amaranto. Almeno 5 sarebbero i profili valutati, sia tecnici già nel calcio femminile che provenienti da quello maschile. E intanto anche la composizione della rosa è già a buon punto. Vicinissima al rinnovo, infatti, l'attaccante Costanza Razzolini, che diventerà il nuovo capitano Amaranto. Per l'inizio della preparazione estiva, previsto il 2 luglio, il nuovo tecnico avrà quindi modo di lavorare subito con un gruppo di squadra praticamente completo. Il campionato di Serie B invece inizierà il prossimo 17 settembre. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.